Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo video del canale. Quest'oggi qualche mano di prova con Blue Eyes. Questa versione di Blue Eyes è l'ultima che è stata portata sul canale, quindi è già disponibile la deck profile e questo video serve per farvi capire meglio come giocare il mazzo. Detto ciò, diamo una bella mescolata al deck. Vediamo cosa ci riserva il mazzo Levianir, poi Ogre, Cowspace, Dittatore DD, è un'ottima mano, e la pietra bianca della leggenda, direi che è quasi la mano perfetta, forse se al posto suo c'era il saggio sarebbe stato proprio enorme come mano, però già così è una mano veramente spettacolare. Possiamo andare a utilizzare l'effetto del Dittatore, quindi andare a mandarci dal deck al cimitero un drago bianco occhi blu per evocarlo specialmente. A questo punto io direi di non utilizzare il suo secondo effetto, quindi in questo caso potevo mandare la pietra bianca da leggenda al cimitero per evocarmi il drago bianco occhi blu, perché così avrei difficoltà a fare Fibrax, o meglio, l'unica chance che avrei di fare Fibrax sarebbe fare Normal Ogre, che fa un po' schifo come mossa, quindi direi che posso fare invece normal la pietra bianca della leggenda. Utilizzare la pietra bianca della leggenda più dittatore per andare a fare Fibrax. Quindi si attiva l'effetto della pietra bianca della leggenda e si attiva l'effetto di Fibrax. Con Fibrax ci portiamo sul terreno la pietra bianca degli antichi, poi effetto la pietra bianca della leggenda, ci portiamo dal deck alla mano una copia del drago bianco occhi blu. A questo punto direi che possiamo utilizzare la pietra bianca degli antichi per andare a fare pisti. Ora possiamo utilizzare Cowspace, mandare al cimitero il drago bianco occhi blu per andarci a prendere dal deck qui. Abbiamo due scelte perché Levianir già ce l'abbiamo in mano, ovvero il drago dell'Armageddon o il drago nero crollo serpente. E a noi ci serve il drago nero crollo serpente per andare a fare poi tutta la combo. Quindi direi di evocare il drago nero crollo serpente bandendo la pietra bianca della leggenda, tanto la possiamo recuperare con pisti. Utilizzare il drago nero crollo serpente per andare a fare il drago assaltatore. Effetto del drago nero crollo serpente, possiamo portarci dal deck alla mano il drago bianco viverna esplosiva. A questo punto, effetto pisti, come già detto, possiamo recuperarci dalla zona delle bandite la pietra bianca della leggenda e possiamo andare ad utilizzare sia pisti che il drago assaltatore per andare a fare Romulus. A questo punto si attiva l'effetto di Romulus, dato che l'abbiamo evocato, ci portiamo dal deck alla mano la carta Gola Drago. Ora, dato che abbiamo tolto il palo che è Gola Drago, possiamo andarci ad evocare il drago bianco viverna esplosiva bandendo il drago nero crollo serpente, e a questo punto utilizziamo anche Cowspace, quindi mettiamo il drago nero crollo serpente in fondo al deck, bandiamo Cowspace e poi peschiamo una carta, in questo caso è Veder. Ora possiamo utilizzare il drago bianco viverna esplosiva Fibrax e Romulus per andare a fare Apollosa, e verrà fuori una Apollosa da 3. A questo punto possiamo andare a anzi, si attiva l'effetto del drago bianco viverna esplosiva, dato che l'abbiamo utilizzato per fare Apollosa, quindi riprendiamo il drago nero crollo serpente che avevamo messo in fondo al deck per effetto di Cowspace. Quindi possiamo andare ad utilizzare la Gola Drago. Effetto Gola Drago, possiamo scartare volendo anche lo stesso drago nero crollo serpente per tenerci le due HT in mano per andarci a mandare al cimitero Tempest, dove si trova, eccolo qui. Quindi ora Tempest al cimitero, possiamo attivare il suo effetto, evocarlo specialmente, però dobbiamo bandire due mostri drago e direi che possiamo bandire i due Link, quindi sia Pisti che il drago assaltatore per evocarlo. Così
abbiamo accesso a Savage perché 7 più 1 8, quindi possiamo andarci a evocare il drago selvaggio calibro carica ed equipaggiargli Fibrax, e dato che l'abbiamo rimandata al cimitero si attiva di nuovo l'effetto della pietra bianca della leggenda che ci porta dal deck alla mano l'ultima copia del drago bianco occhi blu, perché due già ce l'abbiamo al cimitero. A questo punto possiamo utilizzare Levianir, quindi andarlo ad evocare bandendo sicuramente la pietra bianca della leggenda, poi possiamo bandire anche una copia del drago bianco occhi blu perché una rimane nel deck, e poi anche il drago bianco viverna esplosiva, anzi una già ce l'abbiamo in mano e una nel cimitero di copie del drago bianco occhi blu, quindi possiamo andarci ad evocare Levianir. Effetto Levianir, dato che abbiamo utilizzato tre mostre di luce possiamo evocarci sul terreno il drago bianco occhi blu, utilizzare Levianir più drago bianco occhi blu per andare a fare 38. Quindi abbiamo sul terreno Savage con due cariche perché Fibrax è un Link 2 con 3750 punti di attacco, poi 3000 numero 38 che nega le magie e una pollosa da 3. Più in mano abbiamo Veiler e Ogre, e anche, anzi non è finita perché a fine turno, dato che abbiamo la pietra bianca degli antichi al cimitero, però non abbiamo più Blue Eyes al cimitero, possiamo andarci ad evocare per effetto sempre della pietra bianca degli antichi il Dragojet occhi blu, che sì, attualmente è un 3000 semplice, però l'abbiamo comunque cavato dal deck. Quindi questo è come finisce il mazzo, anzi questa mano di prova, con Savage da 2 con Fibrax equipaggiato, poi numero 38 Apollosa e Dragojet occhi blu. Più in mano abbiamo una copia di Blue Eyes Ogre che avevamo pescato all'inizio e Veiler pescata grazie a Chaos Piece, quindi direi che è veramente un ottimo terreno. Poi abbiamo due HT che attualmente tra l'altro sono molto forti, ci rimane anche la Gola Drago al cimitero e per il turno dopo volendo abbiamo l'accesso a Tempest, perché possiamo bandire due draghi se nel caso serve Tempest per andare a fare qualche link che ci rimane come il sigillo ieratico. Raramente si andrà a fare il sigillo ieratico, comunque può dare accesso a Assescod. Direi che per questa mano di prova è tutto, spero che vi sia più chiaro come funziona il deck. Se il video vi è piaciuto vi invito ad iscrivervi al canale e a lasciare like, e noi ci vediamo ad un prossimo video del canale, e alla prossima.